Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Si ritrova a pranzo a Squarciarelli, fettuccine e vino dei Castelli, come i tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Si rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella giù. Si sa, a Roma sono tutte belle le donne. Vabbè, quando lui era ragazzino, a Roma arrivarono i francesi e il Papa se ne dovette andare. E allora lui con la famiglia, era ancora ragazzino, andarono tutti a Napoli e poi ritornarono a Civitavecchia, dove il padre trovò un buon lavoro. Ma a sto ragazzo, sta lingua francese, non gli piaceva per niente. E a Roma incominciava tutta a parlare francese, come si fa adesso che parlano tutto mezzo inglese, no? E allora scrisse sto sonetto. Stato Francia sarà una gran città, ma lì francesi che ce nascono lì hanno una certa gorgia de parlà che si è ammazzato chi li può capire. 3 e 3 non fa 6, 3 e 3 fa 6. Quando la roba è tua, lui dice 7 a tua. E per dite sì, loro prendono in giro il porco, dicono oui, oui, e pedite no, dicono ne pa. E mi ricordo di quel son monzù che pretendeva che dicessi a sé, ma io volevo dire basta, non ne voglio più. Ed è quell'altro che messe magnona a colazione, che era abbastanza da affogarci un re, e poi invece disse che digiunò. Il Belli si sposò a 25 anni con una vedova che aveva un bel po' di quattrini. Era stato un cardinale che gliel'aveva presentata e gli aveva detto, figlio mio, e sposati questo, così questa c'ha i soldi e tu puoi continuare a scrivere i tuoi sonetti. E lui infatti si sposò la vedova e cominciò a scrivere tutti questi bei sonetti e c'ebbe pure un figlio che chiamò Cito. Il figlio crebbe e doveva trovare lavoro e dove lo trovò? Il Vaticano. E allora il Belli pensò, mo se il Papa legge tutti sti sonetti che ho scritto io, questo qui mi licenzia subito il figlio e mi manda via pure a me. E allora cominciò a dire, no no, sti sonetti sono brutti, ho scritto un sacco di fregnacce, non li pubblicate, non li fate vedere più a nessuno. E lui aveva un amico che era prete, e gli disse, senti caro mio, io ho tutti sti sonetti e mi dispiace buttarli via, ma come ti ho detto sono proprio una porcheria, non li posso pubblicare, non li posso far vedere, ma non li voglio distruggere, capisci? L'ho fatti io, sono come un figlio mio, però li do a te e quando io moro tu li devi buttare via. Beh, sto prete invece non li butto via manco per niente, ma io mi sono chiesta tante volte, sto prete avrà letto tutti i sonetti e specialmente questo che era intitolato Il confessore. Padre, Viter confiteor, l'ho detto, l'atto di contrizione e già l'ho fatto, avanti dunque. Ho detto cazzo matto a mio marito e gli ho alzato un grossetto, poi Per una pila che mi si ruppe e me la ruppe il gatto, gli dissi fuor di me, sì maledetto, ed è una creatura di Dio. C'è altro? Tratto con un giovinotto e ci sono ita a letto. E lì che è successo? È un po' di tutto. Cioè? Sempre mi immagino per dritto. Pure per reverso. Oh, che peccato brutto! Dunque, a causa di questo giovanotto, tornate figlia, con cuore trafitto, domani a casa mia verso le 8. Come si dice, i tempi non cambiano mai. E sto sonetto era stato scritto nel 1832. E Belli poi, come vi ho detto, dette tutti sti sonetti a sto prete. E quando lui morì,
il prete li fece pubblicare. Ne pubblicarono pochi e dopo quasi 50 anni pubblicarono tutti i suoi sonetti, e tra questi sonetti ce n'è uno dedicato a una santa tutta speciale, una santa che c'è solo a Roma, le altre città non ce l'ha, nessuno c'ha sta santa, è Santa Pupa. E dite, chi è sta Santa Pupa? Eh sì, è la santa che protegge tutti i ragazzini. Se non ci fosse lei, succederebbero un sacco di guai. Santa Pupa è una santa che davvero gli è pesano per Cristo di coglioni. E appetto a lei tanti santi barboni, non so, Teresa mia, da contarli uno zero. Va a dire ai figli tua che siano buoni. Lo so io con i miei, come me dispero, e me spormone il santo giorno intero. Senza di lei, Dio sa, li cascatoni. Eppure, a sta gran santa poverella, gli vedi mai una cannella accesa? Gli apre nisciuno un bucio de cappella? Fortuna che dorme, ecco che è Teresa mia. E invece San Pietro, che diede in campanella e che ruga, e beh, lui tiene il culo in quel boccon de chiesa. Beh, io spero che sta santa, quando lui andò in paradiso, se l'accolse e gli disse: benvenuto, meno male che c'è stato uno che si è ricordato di me. Beh, adesso sapete, adesso abbiamo visto qui, andiamo ancora per la strada, andiamo verso il Gianicolo, ma prima di andare al Gianicolo sapete che famo? Se prendiamo un bel caffè alla romana, caffè con tre S, scuro, seduti e a scrocco.